Ciao esperti, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer. E bentornati su Microsoft Expert Zone Italia, il canale ufficiale dove potrete scoprire tutte le novità riguardanti i prodotti e i servizi Microsoft. E rieccoci all'appuntamento mensile di Xbox One, dove potrete scoprire tutte le novità legate al mondo Xbox di questo mese. Che stiate sfrecciando in tracciati incredibili in Forza Motorsport, organizzando il vostro team calcistico in Football Manager 2024, o affrontando il vostro passato in Like a Dragon Gaiden, The Man, Where Is His Name, anche a novembre Xbox riunisce tutti gli amanti di generi diversi per creare qualcosa di davvero speciale. Oggi vi parleremo di questo e anche di molto altro, come le novità annunciate durante l'Xbox Partner Preview e quelle ora disponibili su PC e console Xbox grazie all'ultimo aggiornamento di ottobre. Non importa se preferite giocare sulle console di casa Microsoft o con mouse e tastiera su PC, Expert Zone è il posto giusto, quindi iscrivetevi subito al canale per non perdervi mai più nessuna novità, neanche una dal mondo di Xbox. Ma siete pronti? Vediamo insieme tutte queste news Xbox nel dettaglio. Il mondo in miniatura di Grounded sta per diventare ancora più ricco e grande grazie all'aggiornamento chiamato Grounded Make It and Break It in arrivo il 13 novembre. Questo aggiornamento, appena annunciato dal team di Obsidian, introdurrà tra le tante novità una nuova modalità chiamata Playgrounds che vi permetterà di creare esperienze di gioco da zero. Create il vostro mondo di gioco personalizzato, con una serie di strumenti di progettazione, posizionando ostacoli, creando edifici, mobili e persino punti di spawn per creature e nemici, oltre mini giochi e arene di battaglia. E se non avete ancora provato Grounded, cosa aspettate? È ora disponibile per console Xbox, PC, Windows e in cloud con Game Pass. Ormai lo sapete, il team di Xbox continua a proporre nuovi interessanti modi per rendere migliore la vostra esperienza di gioco su console Xbox e PC Windows, partendo proprio dai vostri feedback. E l'aggiornamento di ottobre non è da meno. Tra le novità troviamo la possibilità di importare le vostre registrazioni di gioco da console Xbox per editarle direttamente in Clipchamp, da app per PC o da browser web. E la possibilità di rimappare i tasti dei vostri controller Xbox della serie Elite Series 2 o Xbox Adaptive in modo da poterli utilizzare come se fossero delle tastiere, estendendone l'accessibilità. Se avete piacere nel vedere un contenuto dedicato riguardo a questo aggiornamento, fatecelo sapere nei commenti in basso. L'Xbox Partner Preview, l'evento dedicato alla presentazione dei titoli dei nostri partner, si è svolto il 25 ottobre, annunciando tante novità in arrivo nelle prossime settimane su console Xbox e PC Windows, come Metal Gear Solid Delta Snake Eater, potenziato dall'incredibile Unreal Engine 5, l'attesissimo remake next gen del classico di Ark, Survival Ascend, e Like a Dragon Infinite Wealth, insieme a molti altri titoli, tra cui alcuni disponibili su Game Pass al Day One, come Manor Lords, Still Wakes the Deep e Dungeons of Interberg. Recuperate tutti i trailer e le informazioni relative ai giochi dal link in descrizione. Passiamo ora alle nuove uscite per PC e console Xbox di novembre. Svelate il terribile mistero che si cela dietro gli omicidi nella comunità di Bright Falls, impersonando Saga Anderson, un'affermata agente dell'FBI arrivata sul luogo per investigare, e Alan Wake, uno scrittore intrappolato in un incubo capace di manipolare la realtà, in Alan Wake 2. Scoprite il terribile mistero celato mentre esplorate due mondi e combattete contro l'oscurità e potenti nemici soprannaturali. La luce sarà la vostra arma e il vostro rifugio in questo avvincente horror psicologico. Alan Wake 2 è ora disponibile all'acquisto per console Xbox Serie X e S.
Siete pronti ad affrontare la minaccia definitiva? Il capitano Price e la Task Force 141 fanno il loro ritorno in Call of Duty Modern Warfare 3, il seguito diretto del capitolo precedente. Oltre alla classica campagna di Call of Duty, Modern Warfare 3 introduce missioni di combattimento open world che offrono ancora più possibilità di scelta. Non ci sarà una soluzione unica. Spetterà a voi decidere se adottare un approccio furtivo o affrontare i nemici faccia a faccia. Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile all'acquisto per console Xbox Series XS e Xbox One dal 10 novembre. Immergetevi nei panni del leggendario eroe poliziotto, meta uomo e meta macchina, tornato per fare giustizia nelle pericolose strade della storica Detroit, nell'incredibile avventura in single player di RoboCop Rogue City. Esplorate aree aperte, completate obiettivi in base al vostro senso di giustizia, cercate prove, interrogatori e mantenete l'ordine pubblico. Nelle vostre mani c'è il destino dei cittadini. RoboCop Rogue City è ora disponibile all'acquisto per console Xbox Series XS. Assemblate la vostra squadra calcistica vincente e guidatela verso il successo nei tornei più prestigiosi in Football Manager 2024. Mettete a punto la vostra strategia vincente, create la squadra dei vostri sogni e godetevi momenti clou di ogni partita. Scegliete che tipo di allenatore volete essere e determinate il successo del vostro club e il suo futuro. Football Manager 2024 ha debuttato in versione console al day one il 6 novembre su Game Pass per console Xbox Series XS, Xbox One e in cloud con Game Pass Ultimate, e in versione PC al day one lo stesso giorno su PC Game Pass. Kazuma Kiryu, l'ex Yakuza leggendario, ha finto la sua morte per salvaguardare la sua famiglia, ma ora una figura misteriosa lo trascina di nuovo nel conflitto. Affrontate un'avventura d'azione piena di combattimenti e luoghi ricchi di attività da svolgere in Like a Dragon Gaiden, The Man Where Is His Name. Combinate due stili di combattimento devastanti, quello Yakuza per la potenza bruta e quello agente per una precisione letale, mentre esplorate un'esperienza coinvolgente e i quartieri di Sotenbori e Yokohama. Like a Dragon Gaiden, The Man Where Is His Name ha debuttato al day one su Game Pass l'8 novembre per console Xbox Series XS e Xbox One, su PC Windows con PC Game Pass e in cloud con Game Pass Ultimate. A causa di un bizzarro incidente, i ladri fantasma si trovano in un mondo oppresso, circondato dai legionari, ma una misteriosa rivoluzionaria di nome Rina offre loro un accordo allettante. Quale verità si nasconde dietro tutto ciò? Scopritelo in Persona 5 Tactica, con una nuovissima storia, personaggi amati dai fan, nuovi alleati e nemici e tantissime emozionanti battaglie. Persona 5 Tactica debutterà al day one su Game Pass il 17 novembre per console Xbox Series XS e Xbox One, su PC Windows con PC Game Pass e in cloud con Game Pass Ultimate. Vediamo invece insieme alcuni dei nuovi titoli ora disponibili su Game Pass e PC Game Pass. Immergetevi nei panni di Isaac Clarke, un ingegnere inviato per riparare una nave spaziale, dove si troverà intrappolato da inquietanti creature ostili in Dead Space, il remake del classico survivor horror fantascientifico. Lottate per la sopravvivenza, svelate i segreti degli orrori a bordo e migliorate i vostri armamenti per sconfiggere i vostri nemici. Dead Space offre un'esperienza coinvolgente con un realismo visivo sbalorditivo e un audio atmosferico. Dead Space è ora disponibile per tutti i possessori di PC Windows con PC Game Pass e di console Xbox Series XS e in cloud con Game Pass Ultimate. Arrampicatevi verso
verso la cima di una torre misteriosa, in un viaggio unico e meditativo in Jizan, e rilassatevi con una colonna sonora d'atmosfera accompagnati dalla misteriosa creatura acquatica cisterna, mentre ricostruite il vostro passato passo dopo passo raggiungendo la cima. Jizan è ora disponibile per tutti i possessori di console Xbox Series XS con Game Pass, di PC Windows con PC Game Pass e via cloud con Game Pass Ultimate. Ovviamente abbiamo tantissimi altri titoli disponibili già adesso su Game Pass e PC Game Pass, come Payday 3, Party Animals, Starfield, Headbangers Rhythm Royale, Thirsty Suitors, Cities, Skylines 2 e moltissimi altri. Trovate la lista completa dei titoli disponibili questo mese nella descrizione di questo video. E non dimenticatevi di seguirci su Instagram e Facebook per conoscere sempre quali nuovi titoli vengono aggiunti il giorno stesso nel catalogo di Game Pass, e su TikTok e Twitch per consigli rapidi, contenuti divertenti e dirette interattive. Esperti, è tutto per questo mese e grazie ancora per averci seguito in questa rubrica. Vi invitiamo a iscrivervi al canale e a lasciarci un commento. Ed ovviamente ci vediamo ancora qui mese prossimo per un'altra incredibile raccolta di novità dal mondo Xbox. Ciao! Xbox non si ferma mai e a settembre sono arrivati ben 2 mega aggiornamenti che introducono tante fantastiche e attesissime novità, come il backup delle vostre acquisizioni sullo spazio di archiviazione cloud di OneDrive e l'attesissimo streaming diretto da console Xbox sui canali Discord. Che dire, non c'è davvero momento migliore di questo per essere fan di Xbox.